Nuovi finanziamenti per il bonus trasporti 2023 nel decreto anticipi. Vediamo insieme a quanto ammonta e da quando prenderanno il via le domande. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo del bonus trasporti. Come sappiamo, si tratta di un contributo pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Possono richiederlo le persone che nel 2022 avevano un reddito non superiore ai 20.000 euro. Con il Consiglio dei Ministri del 25 settembre, il bonus trasporti era già stato rifinanziato di 12 milioni di euro, esauriti in pochissimo tempo durante il click day del 1 ottobre. Ora, l'articolo 10,2 del decreto anticipi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre, prevede un rifinanziamento del fondo dedicato all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico. Nello specifico, il bonus trasporti sarà incrementato di ulteriori 35 milioni di euro per il 2023. Secondo quanto fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito ufficiale, le nuove domande dovrebbero prendere il via dalle ore 8 del 1 novembre. Come per le scorse volte, la domanda dovrà essere presentata sul sito dedicato www.bonustrasporti.lavoro.gov.it e accedere tramite SPID o carta d'identità elettronica. Il buono sarà nominativo e potrà essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. In ultimo, il Ministero sottolinea che la piattaforma per il bonus trasporti rimarrà attiva fino all'esaurimento delle risorse. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.